Aurelio, nato il 25/11/2021, un mese fa. E ritroviamo questa mattina in piazza Umberto I per festeggiare i bambini e le bambine che sono nati nel 2021. Dopo questi 20 mesi in cui siamo stati privati di tanti momenti di convivialità, di condivisione degli affetti, sentivamo il bisogno di ripartire. E quale modo migliore per farlo se non appunto festeggiare questi bambini e queste bambine che hanno portato gioia nelle loro famiglie, ma anche nella nostra comunità? Farlo insieme ad un albero, un albero di abete normandiano che sarà messo a dimora in una delle aiuole della scuola secondaria di primo grado, perché poi questi bambini e queste bambine, una volta cresciuti, potranno vedere e ricordarsi di questo momento. Inoltre, ad ogni famiglia sarà donata una piccola pianta di quercia, con la speranza che i genitori possano curarla insieme ai loro figli, farla venire su bella, forte, sana come loro e magari un indomani affidarne la cura proprio ai loro figli, come ricordo di questo momento. C'è anche un simbolo di Stornarella che è Potito Ruggero. Noi siamo molto orgogliosi di questo nostro piccolo grande concittadino Potito, che da qualche mese si è trasferito a Brindisi perché ha scelto di frequentare la scuola superiore di secondo grado, cioè la scuola superiore di secondo grado proprio a Brindisi, ed è voluto ritornare oggi qui per vivere con noi questo momento green. È un'iniziativa molto bella perché sappiamo che comunque gli alberi sono molto importanti perché assorbono la CO2 e quindi, per esempio, io la sento molto come iniziativa perché pure a me è stato regalato un albero, è stato piantato da mio nonno, un albero di fichi, quando sono nato e quindi è veramente molto bello, lo sento molto questa iniziativa. Abbiamo voluto questa iniziativa, che di fatto è obbligatoria nei comuni superiori a 15.000 abitanti, cioè chiariamo, l'iniziativa è quella di piantare un albero per ogni nato. Noi abbiamo ritenuto opportuno di organizzarla anche se siamo al di sotto di quel parametro, perché ci tenevamo a rafforzare il senso di comunità. Quindi io amichevolmente ho detto ai miei concittadini, spero di rivedervi nuovamente anche il prossimo anno.